quelle piazze si erano riempite di donne per rispondere anche ad alcuni elementi che il berlusconismo mostrava. Io credo che sia stato importante essere in tante in quella giornata. Anche noi, come Donne in Nero di Udine, abbiamo partecipato a quella manifestazione, portando però un punto di vista diverso. In particolare, ecco, non concordavamo con molte voci femminili, anche autorevoli, che dalle prime pagine di importanti quotidiani, lanciando anche questa manifestazione, si rivolgevano alle donne rimproverandole per il loro silenzio, accusandole forse di una complicità con il sistema berlusconiano, una complicità che poteva essere consapevole, cosciente o non sempre meditata. Ecco, noi pensavamo che le donne non avessero mai taciuto in tutti questi anni, che avessero invece continuato a prendere una parola pubblica in tanti luoghi, in tanti spazi, e che la complicità con il sistema berlusconiano fosse stata proprio rotta, spezzata dalla parola di donne, come la moglie Veronica Lario, come Patrizia D'Addario, che avevano svelato il sistema sesso, potere, denaro che il nostro Presidente del Consiglio aveva costruito fin dall'interno delle istituzioni. E pensavamo anche che la questione importante da dibattere e da affrontare non fosse la dignità delle donne, ma piuttosto il tema della sessualità, un tema che non riguardava solamente Silvio Berlusconi, ma che investiva l'intera società italiana e che chiamava gli uomini a rompere il loro silenzio, ben più vistoso di quello femminile, e a dichiarare qualcosa intorno al proprio immaginario sessuale, al proprio rapporto, alle proprie relazioni con le donne. Ecco, questi elementi che erano stati peraltro presentati e dibattuti sulle pagine del manifesto ad opera di una giornalista e di un intellettuale che io stimo moltissimo e che è Ida Domiani, questi ragionamenti sono stati ragionamenti non condivisi all'interno di questo movimento. Prevaleva, penso, questo elemento, no, di difesa della dignità delle donne, quando invece il tema della sessualità irrompeva sulla scena con una rilevanza di tipo politico. Non si trattava di andare a guardare nella camera del Premier, come era stato scritto da molti giornalisti maschi, ma si trattava di considerare il rapporto tra uomini e donne nel nostro paese come una questione politica e pubblica. Dopo questo ciclo, insomma, di manifestazioni, si sono costituiti in Italia molti comitati territoriali di donne che aderiscono al movimento di Se non ora quando, e comitati che hanno posto i temi del lavoro, i temi del welfare, i temi della maternità, e chiedono leggi, chiedono interventi pubblici, muovendosi però, dal mio punto di vista, all'interno di un'ottica che è fondamentalmente quella della parità, della richiesta, no, di superare un dislivello, una discriminazione esistente. Sono donne anche che fanno un lavoro
utile, un lavoro importante, con le quali è giusto essere in dialogo, ma che ad esempio sento diverse da me per un'altra questione, la questione che riguarda l'essere all'interno dei partiti politici tradizionali e l'essere all'interno delle istituzioni, chiedendo un maggiore spazio, un maggiore peso, una maggiore significanza. Questo entrare nei partiti nel momento in cui è visibile in Italia una crisi della politica, una crisi della rappresentanza, mi sembra, ecco, lontano dalla mia sensibilità, lontano dai miei interessi, perché varrebbe la pena invece di sviluppare un'analisi su una crisi della politica, che però è una crisi della politica maschile, no? Perché questi aspetti andrebbero sottolineati. Quindi penso che molto più interessante, sempre per me, sia il mondo così reticolare e complesso e in movimento, o di associazioni, di gruppi, che provano, insomma, a fare esperienze politiche diverse e che alla crisi della rappresentanza oppongono una richiesta di democrazia partecipativa, di democrazia che parte dal basso.